feel the funky sound, baby. Yeah. The great master is back on the air. And now he's finally gonna kick Checco Zalone's ass. Dai, rispondi. Che bello l'americano, cazzo. No, devi rispondere. And Ivo Avido, yeah, he's a piece of shit mafioso. Lo vedi? No, non sono io. Ma non poi sono perché io, tu capisci l'inglese? Non ho capito. Ho capito solamente shit. No, ha detto ship. Mafioso, perché ha preso una nuova imbarcazione. E l'ha chiamata mafioso. Sì. Senti, sono un po' preoccupato, nel senso che, sai, io sono un complottista e anche il maestro lo è tantissimo. Ma anche Paolo è un po' complottista. Sì. Non so se avete letto, come cazzo parlo. Non so se avete letto la storia di quella la prima donna europea astronauta che ha messo piede nello spazio nel 2001 su questa stazione spaziale internazionale e si è fatta il vitalino. Fa piacere comunque nello perché vitalino nello spazio è il titolo per un film, ragazzi. Vitalino nello spazio parla di è un nuovo spot Barilla, credo. Perché non avendo gravità godi. In che senso? Cosa c'entra? Me l'ha detto perché il dito non riesce a inserirlo perché ti vola via. Giustamente, quindi certo, lei cerca di farsi il bidet ma in realtà si svitalina perché non riesce a tenere il dito fermo, capito? Sempre alti siamo. Sì. Vabbè, comunque, volevo dire una roba seria. Eravamo partiti da una roba. Sì. Anche perché la ragazza mi sta male. L'astronauta, mi fate leggere, dammi la base giusta, per favore, questa è una roba seria, ragazzi, perché finalmente forse si avverano i miei sogni. Io ho una vita che dico che non è possibile che ci sia solo il popolo umano in questo universo. Non è possibile, dai, ma che schifo. E chi le paga le tasse? Scusa, qualcuno ci sarà, no? Cioè, secondo voi Dio si è limitato a fare, che tra l'altro la maggioranza sono cinesi, fare i cinesi, dai, non è così, no? Cioè, io perderei la stima in te, buon signore. Sai, cioè, se ci invadono e sono orientali, io rido come un bastardo. Vengono a cercare dallo spazio astrale solo te, capito? Allora, io vorrei parlare un attimo col signore. Buon signore, se tu hai creato solo la Terra, ok? E solo il popolo umano, diciamo, in tutto l'universo, e hai fatto la maggioranza cinese, tu sei pazzo. Cioè, sono brutti forti. Ma non è possibile. Madonna mia, ma io da cinese... Stai zitto, parlando col signore! Sono cinese e posso parlare, perdonami. Ah, tu sei un gondoloide, è diverso. Tu sei veneziano di origini. Allora posso parlare con diciamo l'XY un po' confuso. Allora posso parlare così perché. Questo è Churchill. No, a Venezia parlano. No, dovresti imitare Squalo. A Venezia parlano tutti con la Rara Carriera. No, quella è Pordenone. No, Padova. No, a Venezia parlano con la Rara. No, quella è Padova. Fammi finire. Allora. Cazzo, mi fate perdere il film. Però roba seria. Non si può dire una cosa seria, cazzo. L'astronauta francese ha provato ad uccidersi con un overdose di sonniferi nel 2008, ma prima di svenire e cadere in coma avrebbe pronunciato una frase che ha sollevato l'interesse dei fautori della teoria del complotto. Forza, insomma. Napoli! No, che la Terra deve essere avvisata, lei diceva questo, no? Queste parole furono pronunciate in uno stato confusionale, ma pare che lei intendesse dire che aveva visto, intravisto una razza aliena nello spazio. Sì, infatti, come non scatenare la paura nel mondo ascoltando una che dopo aver tentato il suicidio con dei sonniferi. Scusami. Perché uno dovrebbe tentare il suicidio e pronunciare questa frase che la Terra deve sapere? Perché è pazza, Marco. Ma no, attenzione, sempre tutti pazzi questi. Per fare l'astronauta comunque devi sottostare a tutta una serie di analisi psicofisiche non indifferenti. Prima. Appunto, lei è stata nello spazio, è tornata indietro. C'è rimasta sotto. No, Ciccio. Lei è svenuta nello spazio, cioè lei si è suicidata nello spazio, cioè ha cercato di. Nello spazio si è suicidata. E chi l'ha dato i sonniferi? No, questa è una cazzata che ha detto Marco. Apollo 00, è arrivata. Toc toc toc. Non capite un cazzo. Abbiamo fame. Ma noi abbiamo l'astronave aliena dei Klingon si è avvicinata alla base spaziale, le ha dato i sonniferi alieni. Lei diceva: puttana Eva, non riesco a dormire. Si è presa tutta la scatola. È morta dicendo UPA! E poi ha detto: la Terra deve essere avvisata. Adesso, a parte gli scherzi, nelle parole di questo astronauta ci sarebbe il desiderio di mettere in guardia l'umanità su un'imminente minaccia aliena. Oh, che bello sarebbe! Madonna, ma magari! Oh, che cazzo. Bello sarebbe! Cioè, ma tu come te li immagini gli alieni, Marco? Questa è una bella domanda. Come te?
truffatori. No, ragazzi, dai, aspettate, io ho fatto una bella domanda, dai. Grazie Paolo, grazie. Prego Marco, a te la parola. No, dai Ivo, Ivo, dici, io cosa pensi? No, è bella la domanda, tu come te l'immagini? Dai, facciamo radio. Aspetta, però. Argomento del giorno, però, come ti immagini la razza aliena? Però posso dire una cosa io. Posso dire una cosa io sugli alieni? Prego, avete maestro. Notato che nei film sti cazzo di alieni hanno tutte ste mani distrutte, tipo tre dita, una mano lunga. Ma salite 4 milioni di anni nello spazio. Aspetta, una mano lunga, una mano storta. Non si è mai visto un alieno che arriva Brad Pitt. E poi c'hanno ste navicelle incredibili, moderni. Come cazzo le fanno a fare con quelle mani? Bravo, con tutta quella tecnologia, perché non fai delle creme per le mani che spaccano? Arrivano nani verdi, capito? Verdi brutti, con la testa tipo quella di Ivo Avido, ovale, brutta. Guardate per voi, io sono stato rapito da alieni svedesi, che erano bellissimi. Quando mi hanno visto, hanno detto, ma perché gli interessi fanno tutti cagare? Ma come cazzo è possibile sta cosa? C'è, in effetti, scusa, maestro, mi scusi, se dovesse atterrare un'astronave a Limbiate e catturare Paolo Noyes e portarlo su, cosa potrebbero dire della specie terrestre? No, ma a me è successo, mi hanno portato sull'astronave e mi hanno sganciato subito nell'umido. Non mi hanno rimesso a casa, mi hanno buttato nella differenziata. Porca troia. Pensa invece se gli alieni dovessero rapire il maestro, la bellezza. Sì, cioè pensa su questo pianeta chiamato Gorbaciov, non so, il nome. Sì, così, tutti con le macchie in testa. È il pianeta con la macchia su un lato, no? Sì, esatto. E pensa, arriva su lui e dicono, madonna mia, ma che belli sono sulla Terra. Dovrebbero fare tutti gli attori. Sì. Che bravo ragazzo, direbbero quando arrivano su. Uè, figlio di puttana che sei in macchina, se non vai al cinema stasera ti do un pugno in faccia, hai capito? Ehi, dobbiamo battere, ma chi è che è Cozzalone? Cosa ha fatto nella vita prima di fare due film del cazzo che fanno sì, sorridere? Ma vuoi mettere la bellezza del maestro? Figlio di puttana! Cosa fai? Ti ludi il maestro? Ma fagli farsi 60 milioni di euro a te, che cazzo te ne frega? Bravo, ma mi raccomando, quando arrivi al cinema devi specificare che paghi metà biglietto, cioè la parte che va al maestro, e non al mafioso, ok? Ma adesso torniamo all'argomento del giorno. Voi come vi immaginate gli alieni? Io fighe. Magari. Dai, pensa, sei un pianeta di fighe, che cazzo ne ma so? Ma comunque li vediamo sempre mostri, perché noi siamo abituati a vedere noi, quindi loro sono mostri. Ma adesso Ivo, dacci un'altra dritta. Ma scusa, magari, allora, magari cioè, per noi siamo tra virgolette siamo belli, esatto. No? Ma magari è come per un cinese, scusate se ritorno sui cinesi. I cinesi io li vedo tutti uguali, ma da quello che mi dicono i miei amici cinesi, loro vedono noi tutti uguali. Vero, però loro non vedono un cazzo, eh. Bravo, è quella la mia risposta, dico, ma come fai a vederci che c'hai l'occhio socchiuso, che hai le persiane chiuse? No, tu? Adesso ricordiamo. Allora, il cinese perché scopa tanto, si riproduce tanto e lavora tantissimo? Perché non vede un cazzo. Avendo le persiane sempre socchiuse, no? Vede tutto tra queste piccole righette. Sì, come siete ignoranti, perché i cinesi imitano tutti la moglie di Trump. È vero. Sai che la moglie di Trump è famosa perché guarda tutti con gli occhi socchiusi. Sì, come per dire, sì, t'ho già visto da qualche parte. Dove che ci siamo incontrati? Mi sa che ho scopato anche te per arrivare al successo. È probabile. Che bella figa però, ragazzi. Cioè, tu comunque guardi lei, cazzo, la moglie del presidente degli Stati Uniti, guardi quella nostra, e ti vengono in mente i Queen. È meglio lui. Meglio Trump. La pannocchia. Sai che scopare Trump è come scopare una pannocchia, credo. Perché giallo Ehi, porta rispetto al mio presidente. Esatto, bravo. È vero. Che tu sei il tuo presidente è una pannocchia, giusto? È il mio presidente, e tu è Mr. Bean, che cazzo vuoi? Scusa. Vabbè, ragazzi, 30 secondi, poi il maestro ci regala un'altra delle sue perle. Attenzione. Quali, pubblicità, quali? Tra poco.